Il benestare della Vergine avrebbe permesso la prosecuzione e il completamento delle analisi neurofisiologiche espletate ripetutamente da più medici nel tempo, giungendo ad altre condotte con sofisticate apparecchiature, ultime nel tempo quelle effettuate da un'equipe medica italiana, la quale, dopo le sue precedenti analisi del 1984, con un'equipe allargata effettuava sue più approfondite e complesse analisi nel 1985. Sì, nei giorni 7, 8 e 9 settembre 1985 noi medici milanesi eravamo 10 medici di Milano accompagnati da un ingegnere elettronico per l'assistenza alla strumentazione scientifica elettronica in nostro possesso. Abbiamo potuto indagare per un totale di 171 secondi durante 3 estasi gli avvenimenti di Međugorje. Erano presenti in quella occasione 3 ragazzi veggenti, Maria Paolovic, Ivan Dragicevic e Jakov Ciolo. La nostra equipe si è suddivisa in 3 sottogruppi durante i lavori e abbiamo potuto studiare i ragazzi sempre prima, durante e dopo i fenomeni estatici. Direi che il primo gruppo di medici guidato dal professor Maurizio Santini, neurofarmacologo dell'Università di Milano, ha studiato questi ragazzi da un punto di vista algometrico e dal punto di vista dell'estesiometria corneale, ovvero sia si è andato indagando mediante l'impiego di un algometro, che è uno strumento appositamente costruito dal professor Santini, la sensibilità periferica al dolore mediante uno stimolo dolorifico termico a 50 gradi sulle estremità, alla periferia, sulla cute degli arti superiori. In questo caso voi vedete l'impiego dell'algometro a livello della superficie dorsale della mano e anche a livello della zona trigeminale sotto l'occhio. Ecco che questi primi dati confermano un dato molto interessante. Durante l'estasi si verifica un aumento della soglia dolorifica, della soglia al dolore, pari almeno al 700%. Quindi durante l'estasi i ragazzi non percepiscono il dolore. Ancora abbiamo potuto studiare, mediante l'impiego dell'estesiometria corneale, il riflesso di ammiccamento provocato. Mediante questo particolare strumento abbiamo potuto verificare la sensibilità corneale nei ragazzi di Međugorje, prima, durante e dopo l'estasi. Ora, noi abbiamo potuto constatare che al di fuori del momento estatico esiste nei ragazzi di Međugorje una normale sensibilità corneale. Toccando la cornea con un peso di 5 mg, immediatamente si evoca il riflesso di chiusura della palpebra. Viceversa, durante il momento estatico, anche toccando l'occhio con un peso pari a 190 mg, non si è verificato al momento dell'ode in Jakov Ciolo la chiusura dell'occhio. Ecco, questa prima batteria di esami conferma che non esiste inganno, conferma che non può esistere la frode o la simulazione.